questa cosa che lui è nelle Hawaii non mi sconfinfera. Mi è sempre piaciuto il fatto che... Cosa fa? Ma cosa mi state dicendo? Puoi... Ma che è Animal Crossing? Ma non me lo dite! Ah ragazzi, c'è in italiano, c'è in italiano, c'è in italiano! C'è in italiano, ragazzi! Eccolo! Questo è in italiano! In fact, you can customize the whole island. Era un altro stream. Ma ragazzi, ma questa cosa? Oh mio Dio! Make friends with memorable characters. Wi-Fi, router, GPS. Ma cosa sta ragazzi? Ma cosa? Develop your island to accommodate all kinds of tourists. È tipo pazzissimo. And give them the time of their sembra, sembra una parodia. Cosa hanno fatto? Ma è Yakuza sicuro questo? Ma cosa sto guardando? Ho sentimenti contrastanti. Comunque c'è Claudio, per favore. Explore nature. Mille ore ci voglio. Build infrastructure. Sì, che Logan capisco, ma qui hanno superato se stessi. Ma io questi li voglio fuori dalla... no, pensavo li stessi picchiando. Ma ragazzi, ma è Animal Crossing al 100%? Ma cosa stiamo dicendo? Ma è un gioco extra? O è dentro... Perché mi stanno avendo i dubbi. È un'attività e no? Un gioco dentro al gioco... Vada pazzi. 26 gennaio, non arriverà mai troppo presto. Comunque nessun annuncio per Game Pass. Scopri l'attività download su Xbox Wire. E faccio la caccia all'abitante in Yakuza. Voglio le live solo di questo. Sono pazzi. Spero non morirà. Questo cos'era? Molto stile Nintendo Direct. Sì, nel senso non è... Non c'è un presentatore. Nel Nintendo Direct c'è il presentatore. Caccia al delinquente sugli Yakuza. Allora, negli Yakuza ci sono sempre stati un sacco di attività secondarie e ce n'è sempre stata almeno una gestionale più lunga. Icaro will not die. Questa non era nel programma. Questo non era nel programma, quindi è un annuncio extra. Vabbè, non sappiamo la data. Mi sembrava più... No, più un clone di Mirror's Edge. Mi sembrava semplicemente un annuncio. Scusate, volevo dire un action. Aiuto, che ansia. Stare su sta passerella sul mare increspato così. Questo lo voglio in VR, qualsiasi cosa sia, ma sei pazza? Io già mi spavento a guardarlo così. L'horror dello scorso evento. Non lo ricordo proprio. Io vivo nel VR ormai. Sembra un po' la Mother Base, però distrutta. Dai creatori di Amnesia. O di Outlast. Ora arriva Ark, Tenaga, per cortesia. Questo è da fare Midnight Story, questo è da fare Midnight VR.
Midnight in VR per Halloween. Nemmeno per Halloween. Sì, poi muoio direttamente. Nei creatori di Amnesia, sì. No, no, no. Stavo scherzando, no. Non lo faccio in VR, ragazzi, no. Non fate le pus. Oh mio Dio. No, ma cosa... No, ma neanche morto. Ma poi se ci sono jump scare... Se ci sono jump scare, a casa, bro. Mi sta piacendo molto l'atmosfera. Idna, ti tocca. È obbligatorio, giusto? Oh, ragazzi, ma ce l'ho fatta. Non si gira, vero? Girati. Mi sembra che lo stavano inseguendo. In questi posti, perché sei qua tu? Still Wakes the Deep, arriving early 2024, è sul Game Pass, quindi non c'ho scuse, ragazzi, non c'ho scuse, non posso dire, non mi hanno mandato il codice, non l'ho comprato perché costa troppo. No, non ho scuse. Vabbè, mi toccherà, ragazzi, però lo volevo in VR. Sì, proprio sofferenza maggiore. It seems there will be trouble. This dangerous new guy in town seems to have his eye on doing business in old Detroit. Every gang in the city. Ci sono molti più giochi di quelli che avevano detto. I've got to go. Ah, è Robocop. Certo, è Robocop. Street vultures are the biggest gang in Detroit. Mr. Spike has become my business partner. Ho sentimenti contrastanti per questo Robocop. Da un lato potrebbe essere fantastico, dall'altro potrebbe essere il Gollum della situazione. Cioè, dobbiamo vedere un attimo. Potrebbe anche essere la via di mezzo. A me pare bello, speriamo. I'm not playing any more games after him! I have a large supply of bullets. Vedo che anche voi avete sentimenti contrastanti per questo robo. Per questo robo. Ah, ho provato la demo e sembra una cacata, dice Mattia 9. Dove l'hai provata? Ah, la demo c'era, io non lo so. I don't know, ragazzi. Sentimenti molto contrastanti. 2 novembre. Vabbè, sta uscendo Rogue City. Non lo proverò al day one perché saremo a Lucca. Però, insomma, appena torniamo, sicuramente una chance gliela diamo. Anti Arc per Tenaga. No, questo è Dungeons of Hinterberg. Art director on Dungeons of Hinterberg. I know a lot of you have been asking to see more of the social aspects of Hinterberg. Nessuno ve l'ha chiesto, però va bene, capisco che can help you as you progress through the game. So we're excited to give you a better look. In this short trailer, we will give you a glimpse at how you might spend a typical day. Una giornata tipo su Dungeons of Hinterberg. Decide which overworld to travel to, spend the day slaying and puzzling in a dungeon, and then head back to the village to befriend someone who may be the key to your success. Di gioco è la gente che scompare, è giusto. Ah, non so, non saprei cosa fa. Gioco di esplorazione, avventura e action, in cui
cammini sugli uragani, sui tornadi. L'avevamo già visto, sì, questo già era stato annunciato. Lo so. Vedremo. Robocop corre come una persona normale e lei corre come Robocop. Chissà. Qui si stanno concentrando sull'interazione con gli altri personaggi. Ah, ecco, potete fare stringere anche delle amicizie. Un po' all'Harvest Moon, alla Stardew Valley, questi giochi così. Penso. E questa cosa aumenta le vostre caratteristiche, tipo fare amicizia con quello aveva aumentato i vostri MP. Dormire con le scarpe ormai è uno standard dei videogiochi, se no non è normale. Dungeons of Winterberg arriva nel Game Pass nel 2024, quindi lo potremmo provare serenamente. Immagini parli con uno e fa la pirouette all'improvviso mentre si presenta. Non è la normalità. E Tenaga? Tenaga? No. Io no. No. Perché? Dita 6. Lo sto guardando? Everwild? Ma non mi dite che è Everwild? No. Perché ho detto Everwild? No, non c'entra niente. Non c'entra niente o c'entra? Ah, The Fox and the... Sì. Everwild tra l'altro è first party, sì. The Spirit of the North. Non ci ricordavamo il titolo nessuno. Sì, due peraltro, quindi c'era già l'uno. Ok, Xbox One X ed S. Esatto, sì, è il due Angelo. Sì, c'era già l'uno. Questi sono i riassunti di quello che abbiamo visto finora. Finalmente sapremo come va a finire. Ah, anche perché Everwild sembra sarà tipo Viva Pignata. Sì, però mi sembra talmente strana sta cosa. E sono talmente curiosa di vederlo Everwild, che ormai sono passati anni, quindi insomma... È quello di Rare, per chi non se lo ricordasse. What the fuck? Ma cosa? Stanno facendo vedere il remake di Metal Gear Solid 3? Che non so pronunciare. Delta. Ma lui in faccia? Ma ragazzi, non me l'aspettavo sta cosa. Mio Dio. Grazie Marpanza. Oh mio Dio, che cute. Mi sembra più bellino di come sembrava. Sì, lui in faccia c'è. Cioè nel senso che ricorda Snake. Mi è piaciuto questo glimpse. Unreal Engine 5. Così. Non ho annunciato data, non c'entra niente col Game Pass, l'hanno messo proprio così per averlo nel trailer. È carina sta cosa, cioè, è bello. Sempre bello vedere Metal Gear. It has suffered long from the scourge of banditry, but there is another threat.
hanno i miei soldi alla grande, ma certo. Will you prove yourself worthy of this honor? Or will you perish by the traitor's perché dicono ci saranno questi giochi e poi ce ne sono molti di più. Pubblicizzatevi meglio. Allora, in arrivo su PC Game Pass. Avevano annunciato il PlayStation Showcase, giusto? Mi sa di sì. Farlo vedere qua è per dire ce l'abbiamo pure noi. No, Kingdom Come Deliverance 2, no. Reset 7, ti sei perso Like a Dragon, hanno fatto vedere cose importanti. Hanno fatto vedere che c'è Animal Crossing dentro Like a Dragon. Non sto scherzando. Poi ti vai a rivedere il trailer e vedrai che avevo ragione io. Grazie Kodan 28. Oh, devo dire ragazzi, per chi ama i gestionali, gli strategici, ultimamente c'è tanta roba, eh. È un genere che non muore, cioè lo strategico è un genere che non muore. Per fortuna. Manor Lords. Nel Game Pass il 26 aprile 2024. Un po' molto in anticipo l'annuncio di questa data. Arriverà anche su console, non si sa quando. No, l'intervista. Ah, sì. Qui sono degli approfondimenti. Se volete vedere l'intervista di Xbox Wire, trovate tutti i vari approfondimenti dei singoli giochi. Carina sta cosa. Questo è un pre-beta footage. È sicuramente un gioco multiplayer. Gas skip. Wow. Meglio del free. Fatto da ex-DICE. Ma ci posso dire che si vede? Sembra comunque bello, eh. Sembra proprio bello, cioè molto meglio dell'inizio di come poteva sembrare. C'è stata la close beta qualche tempo fa, è molto carino. Oh, ok. Sono giochi che io non gioco manco proprio mossa, però se la riconoscere sembra veramente figo. The Finals, sì. Vuoi abbattere tutti i palazzi. Tutti belli, poi non hai amici con cui giocare e RIP. Vabbè, la tua vita sociale non è colpa degli sviluppatori, Tenaga, eh. Open beta il 26 ottobre. Che è domani, cioè. Eccolo! Tenaga? Ah, ora è contenta, Tenaga. Comunque lo voglio provare, Arco. Non ho mai giocato. Cioè, il primo sì, però molto poco. Sì, sì, è il 2. È il 2, eh. Non è il 2, infatti. Ascended questo è. Sì, è praticamente il primo rifatto.
morire sta cosa, viene il dinosauro e poi i bazooka. Raga, lo sai che è un gioco meme per molti, vi assicuro che è bellissimo se lo giochi bene e soprattutto con amici. No, non è quello con Vin Diesel. Quello con Vin Diesel è il 2. Ark Survival Ascended coming soon. Cioè, non ho dato la data, veramente? E che l'hanno fatto vedere a fare? Ma come? Il 31 ottobre doveva essere. E qua ho messo coming soon. Che vuol dire coming soon? The killer left the heart next to the body. Strana sta cosa. Questa è Alan Wake 2 che esce dopo domani, signori, domani sul canale dovrebbe esserci la recensione se Raiden riesce a farla. Ci sta lavorando. Ah, di questo no, la data non può mancare di Alan Wake 2, è impossibile. Sì, sì, Mancini di Lucas, domani recensione se tutto va bene. No, no, ce l'hanno mandato, sì. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Io non l'ho giocato, eh. Io lo voglio giocare in live, voglio farlo in blind. Volevo iniziare già domani, domani sera, insieme a voi. Però poi lunedì partiamo per Lucca e staremo fino a lunedì successivo. Mancheremo tutta la settimana, non faremo live per una settimana, almeno non da casa, quindi non ha senso poi spezzarlo. E quindi ho deciso di cominciarlo da quando torniamo, a novembre, dal 7 bene o male, il 7 di novembre lo farò. Iniziato subito 2023, ok. Che stile di gioco? Ma potremmo definirlo una sorta di survival horror. The page says the record will open the overlap. Se vogliamo definirlo così. Comunque è un'avventura horror. Perché fai fare la recensione a Raiden? No, beh, però noi ci dividiamo i giochi che gioca lui, preferisce giocare lui, è più veloce a farli, li fa lui, i giochi che faccio io li faccio io. Alla Assassin's Creed la recensione è la mia. Starfield l'ho scritta io, anche se eravamo tutti e due. Dipende, dipende. No, io non ho giocato al primo, però hanno detto che si può giocare senza averlo giocato al primo. No. Sinistra. A destra. Sinistra. Dietro. Sicuro è dietro. Oh mio Dio. Ma non fate vedere però troppo. Ah, ti fanno anche un riassunto per chi non l'ha giocato. Bene, a posto. Show me the way. Look in the mirror. Come.
Non so che sono tutti titoli per la canzone. Fuck. Here we go again. Sì, sì, si sì, sente un po' il sapore di Control. Ci sono due personaggi, Alan Wake e Saga, sono i due protagonisti. Raga, mi sa Baldur's Gate 3. Nada de nada. Nada de nothing. Ma io rivedrei quello di Like a Dragon, se siete d'accordo, eh. Perché un attimino ero distratto dal discorso, cioè, e mi ha scioccato. Voglio rivedere un attimo. Ok, è finito. Lo riguardiamo, ragazzi. È qua. Allora. Va bene, comunque questo è il gioco base, no? E poi c'è... gioco base, serietà, insomma. Cioè, bisogna prendersi una pausa, no? Già col delfino va in quest'isola, quindi già non è normalissima sta cosa. Arrivi in quest'isola, che si chiama Dodoncola, come cavolo si chiama? Dondoko Island. Ed è un resort e voi lo dovete gestire con queste due mascotte terrificanti. Dovete raccogliere, ragazzi, ma è Animal Crossing a 100%. Raccogliere minari, catturare e andare a pesca, catturare e le farfalle. E ci sono i negozi, questo è Tom Nook, questo è Mark & Mirth. Comprate. Potete decorare l'isola, craftare i mobili. Ma quasi clone, cioè... Ma bellissimo. Mi fate la casa e può diventare un palazzo. La casa dei tuoi sogni. Anche esternamente penso ve la possiate sistemare. Fanno la festa quando finisce. C'è quello di Minecraft. Guardate, anche meglio di Animal Crossing, perché potete piazzare le varie cose. Io sono impazzito. Questa è vedere Raiden per forza. Puoi stringere l'amicizia anche con i personaggi che sono là, pure con gli uccelli. I wifi, i router. Gli puoi fare regali. Develop your island to accommodate all kinds of tourists. E ci sono diversi turisti, tu li devi rendere felici. Fate le feste. Ma è pazzo. Però possono arrivare anche i criminali per minacciare la pace dell'isola. E voi li picchiate. Questo non c'è in Animal Crossing. Explore nature. Potete nuotare? Ragazzi, si è mai potuto nuotare in uno Yakuza? Mi stanno avendo i dubbi. Build infrastructure. Mi pare di no. Interact with. È grande l'isola, cioè si può esplorare. È un praticamente un gioco a parte. Qui la cattura dello scarabeo, là, quello che cos'è? Happy Risotto! Dondoko Island! No, ragazzi, qui è senza senso. Sapete cosa? Anche too much. Cioè, ripeto, è sempre stato pazzo Yakuza, sempre stato Like a Dragon in generale, sempre avuto momenti folli, senza senso. Cioè, basti pensare che nel primo Like a Dragon, cioè Yakuza 7, tra virgolette, ma chiamiamolo Like a Dragon, il primo a turni praticamente, la parte gestionale era una parte in cui si doveva gestire un'azienda,
E tra i vari membri dell'azienda, cioè i vari dipendenti, potevate assumere una gallina. Per farvi capire la folia, quindi è sempre stato pazzo Yakuza. Però queste vette non si sono mai toccate nella vita. In pratica è un'espansione questa. Tant'è che io ho pensato che fosse un gioco a parte, se fosse tipo un gioco extra che hanno aggiunto dopo, non so. Comunque pazzissimo. Basti dire che arriviamo col delfino, esatto, fuori di testa. Comunque, in generale, per quanto riguarda l'evento, un evento carino, anche meglio del previsto perché c'erano più giochi di quelli che erano stati annunciati, però in alcune cose un po' senza senso, fine a se stesse, perché mancavano le date quasi in tutti, cioè in tantissimi mancavano le date, o comunque non c'erano indicazioni per il Game Pass, per molti, erano solo, ok, abbiamo il trailer, abbiamo Metal Gear, abbiamo Like a Dragon, però... Era solo dare spazio a questi giochi senza effettivamente una ragione o un annuncio nuovo. Comunque, però al di là del fatto che appunto non abbiamo avuto le date di molti, non era un evento brutto. Non era un evento brutto considerando che mi aspettavo molto meno.